Carlo Moscatelli, presidente Fidalumbria, oggi alla presentazione della 16ª Strasimeno, una gara, una corsa podistica che è anche qualcosa di più, perché non è un momento in cui è di grande valore sportivo, ma un momento in cui partecipa tutta la cittadinanza attorno, che insomma è legata ai territori del Trasimeno. Beh, è una bella prova di rilancio della nostra Umbria, è da 16 anni che l'Ultra Trasimeno è chiamata Ultramaratona, poi raccoglie in sé diverse, cioè 10 km, 21 km, 42 km, è una gara sui generis per l'atletica, però è apprezzata appunto per questo, parte la meraviglia di girare intorno al lago Trasimeno e vedere tutte le meraviglie dell'Umbria, e poi c'è anche la competizione sportiva che attira proprio gente da tutta l'Europa, difatti è una maratona internazionale appunto per questo, per dare la possibilità a chi vi viene dall'estero di partecipare a questa gara. È una gara molto molto partecipata, molto sentita nel nostro panorama. Ne abbiamo due, una più bella delle altre, di maratone. Abbiamo avuto un grande successo come federazione da quella di Terni, sicuramente sarà un altrettanto successo quello di Castiglion del Lago, poi diciamo del Lago Trasimeno. E sinceramente, guarda, sono orgoglioso di questi eventi, perché stiamo rilanciando in maniera impressionante la nostra Umbria, anche rispondendo all'appello istituzionale che ci dice aiutiamo l'Umbria. Noi come federazione penso più di così non possiamo fare, perché l'Umbria è piena di eventi importanti a livello nazionale. Tengo a sottolineare queste due gare qui. Andremo ad avere l'11 e 12 marzo a Gubbio i campionati italiani di corsa campestre, che è una delle gare più partecipate del panorama della FIDAL. Avremo la finale nazionale dei giochi sportivi studenteschi e chiuderemo a luglio con eventi nazionali con i campionati italiani master, che anche questo è l'evento insieme alla corsa campestre più partecipato del panorama FIDAL. Perciò noi come FIDAL regionali possiamo essere solamente che soddisfatti. Un grande in bocca al lupo, ma sicuramente il presidente Farano sarà, insieme al suo gruppo, sarà in grado di fare, come ha fatto sempre, cose magnifiche.